Io sono Jonathan Fatichenti, direttore di area emergenze di Misericordia d'Italia. E come nasce DISEVAC? DISEVAC nasce su stimolo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l'ufficio risorse, in particolar modo la sanità, con il quale abbiamo lavorato spesso anche su altri fronti e con i quali ci siamo interrogati su cosa sarebbe accaduto in caso di un'evacuazione complessa come quella che stiamo testando in questa esercitazione, riferita a dei soggetti special care, cioè a soggetti che non hanno bisogno di assistenza sanitaria perché non hanno nessuna patologia acuta da aver bisogno di assistenza sanitaria, ma non sono nelle normali condizioni per affrontare in modo autonomo un'evacuazione. Su questo ci siamo interrogati. Noi, il nostro movimento fa questo tipo di servizio tutti i giorni, abbiamo diversi automezzi a questo dedicati e quindi un po' la regola che seguiamo ormai da anni è di non creare ed allestire risorse che poi restano ferme per degli anni dentro ai garagi, ma è quella di mettere a sistema le risorse che abbiamo e che impieghiamo quotidianamente. Noi questo servizio lo facciamo in tutta Italia tutti i giorni, abbiamo provato a creare appunto questo modulo, questo DISEVAC, che non è banalmente una colonna di mezzi adatti ed adeguati a trasportare soggetti non trasportabili con altri mezzi, ma è proprio una presa in carico di queste persone da una struttura come quella che testiamo qua, che è l'RSA, ma anche, perché no, da un'area di attesa, perché no, se i tempi lo consentono, anche dal proprio domicilio. C'è una propria presa in carico, quindi c'è un team che insieme ai mezzi raggiunge la persona, la prende in carico sotto il profilo sanitario. In questo caso noi stiamo testando l'evacuazione di questa RSA. Il nostro team, che è composto da un infermiere, da un OS e da un tecnico che fa il capomodulo, sta ricevendo le adeguate consegne da parte del personale sanitario, le sta catalogando all'interno di un raccoglitore, nominando ovviamente ospite per ospite. E poi affronterà, una volta accompagnati gli ospiti a bordo della colonna dei mezzi, li accompagnerà a destinazione, dove avverrà il processo inverso, l'esigenza di occuparsi appunto di persone che hanno delle disabilità, persone vulnerabili. Da qui viene appunto l'idea del DISEVAC, che fino ad oggi era sempre tutto un po' improvvisato, no? Poi non è vero che non ce ne occupavamo, non esisteva DISEVAC, ma i mezzi esistevano e quindi di fronte a un'esigenza del genere si cominciava a chiamare, c'è il mezzo, non c'è il mezzo. Quindi l'idea di creare un modulo è di dare non solo il giusto tempo di risposta, perché se c'è un modulo l'attivazione è più immediata, ma ecco, credo che il vantaggio, che il punto forte non sia il solo trasporto, sia la presa in carico da parte di una equipe che è formata per fare questo, che ha delle istruzioni ben precise, che fa questo tutti i giorni e che quindi può in qualche modo, diciamo, calmierare un po' il disagio che in una fase di evacuazione soggetti che appunto definiamo special care hanno bisogno.